ultima partita casalinga della stagione per il Basket Cecina GR Service, gara 4 della finale playoff che la formazione rossoblu si è guadagnata vincendo sabato gara 3 con un canestro sulla sirena di Lorenzo Carotti. Lorenzo Carotti che va in campo anche nel quintetto base odierno insieme al capitano Maurizio Del Testa, Fratto, Sanna e Gambolati. Stesso quintetto di partenza anche per Mecarci che manda Parente, Vico, Pignatti, Ranuzzi e Pasci. Gli arbitri di oggi sono i signori Isimbaldi e Panzecchi. Tutto pronto con le due formazioni che vanno a prepararsi per il salto a due. Saltano Pasci e Gambolati. Palla che viene controllata dalla Menzana con Parente che viene ad attaccare per la prima volta la retina rossoblu. C'è un cambio con Pignatti che resta contro Carotti, lo vuole attaccare, poi va a mettere a segno in appoggio dopo aver saltato la difesa. Carotti in palleggio per Fratto, consegna a Del Testa il quale va ad attaccare sul blocco, si va ad avvicinare, c'è un fallo della difesa, è esattamente di Pignatti, è il primo fallo per lui e Cecina potrà usufruire ancora di 14 secondi per la nuova azione d'attacco. Palla fuori per Del Testa, poi per Carotti, esce Paci, poi Sanna che fa saltare il difensore, appoggia su Gambolati che è rimasto contro Vico, fuori di nuovo per Sanna, è lui che attacca. Infrazione 24 secondi e palla per Siena. Giocati i primi 50 secondi di questa gara 4. Ancora Parente, Franco Bollato sempre da Carotti. Palla poi per Vico, esce dai blocchi Ranuzzi ma non riceve, riceve invece Pignatti, ancora per Ranuzzi che va a attaccare, poi sbaglia da sotto, il rimbalzo è di Sanna che può correre in contropiede, poi palla per Gambolati, arresta il tiro e canestro per Gambolati che apre bene la sua serata. Ancora Parente in palleggio, blocchi per liberare Vico che poi va ad attaccare Del Testa, si arresta, tira, sbaglia, rimbalzo di Sanna, è lui che porta la palla nella metà campo avversaria, vuole ancora attaccare, palla che arriva sulla linea di fondo, non la tocca Fratto perché la rimessa è per i rossoblu e la effettueranno con Sanna. Per Gambolati va a prendere il consegnato Carotti che attacca, poi dà di nuovo a Gambolati, palla per Del Testa, è lui che va ad attaccare, si ferma, poi va da sotto misura ma sbaglia, rimbalzo con Parente che può correre su Ranuzzi, ancora per lo stesso Parente da tre punti, sbagliato, rimbalzo però toccato da Paci, quindi c'è ancora azione per gli ospiti. Ranuzzi contro Sanna, va a giocarsi alla spalla a canestro, poi sbaglia, il rimbalzo ancora di Sanna, può andare in attacco Carotti sul punteggio di due pari, ancora per Gambolati e poi per Fratto che si svita, sbaglia però dalla media, può tornare in attacco Parente, pallone toccato ma non recuperato, ancora lo stesso Parente, è rimasto contro Gambolati, lo attacca, poi serve fuori, ancora per Parente però non tira da tre punti,
fuori per Vico, è lui che ci prova. Canestro realizzato e fallo a Del Testa, primo per lui, arriva a quota 5 la Menzana con il primo fallo della difesa cecinese. Vico e Lunetta per un tiro libero supplementare. Realizza Vico il supplementare, porta i suoi sul più 4, 6-2 quando stanno per finire i primi 3 minuti. Ancora Caroti viene attaccato e c'è un fallo di Parente ai suoi danni, si riprende con 15 secondi, sale a quota 2 di squadra la Menzana, 1 quello di Cecina. Rimessa rosso-blu nella metà campo offensiva da parte di Sanna per Gambolati, che poi consegna a Parente. È Caroti che va al tiro da 3, sbagliato, ancora Vico a portare palla, poi a Paci vicino al canestro, si gira ma sbaglia, toccato da Vico per ultimo e quindi palla per la difesa rossoblu. C'è molto caldo anche stasera, nonostante si giochi alle 9 di sera. Di nuovo Caroti in possesso di palla, blocco per lui, esce Paci, palla poi che arriva a Gambolati, è lui che va a attaccare Paci, si svita Gambolati e poi appoggia da vicino. Sono tutti suoi i punti della PR Service, 4 per Gambolati, Vico per Pignatti, Paci per Parente. Parente fa saltare, poi va a segnare molto bene da sotto in entrata. Ancora 4 sono i punti da recuperare, si cavalca ancora Gambolati che si vuole avvicinare contro Paci, poi si gira sul perno ma sbaglia il tiro in svitamento. Ranuzzi non riesce, poi passa tramite Paci, non riuscito a consegnare a Parente. Ora Vico, blocco per lui, riblocco ancora, palla poi per Paci, fuori per Ranuzzi che sbaglia, per recupera però il suo rimbalzo, ci riprova e mette un canestro da 3 che fa chiamare subito il time out a coach Campanella sull'11-4 per la formazione ospite, che come in tutte le gare parte forte. Riprende dopo il time out rosso-blu, 5-21 alla fine del primo quarto, 11-4 il punteggio per la formazione ospite. Palla che arriva a Caroti, il quale chiama lo schema, si trova sempre a dover fronteggiare Parente, lo batte e prende il secondo fallo di Parente, che deve quindi uscire, mentre entra Panzini.
15 secondi per l'azione rosso-blu. Palla ancora per lo stesso Carotti, viene spinto Campolati e c'è un altro fallo da parte di Pazzi, che era stato avvisato prima di queste uscite sui blocchi. Va al bonus la Menzana. Esce Gambolati, consegna di nuovo a Carotti che va a attaccare Panzini, palla fuori per Fratto che fa saltare la difesa e poi va a appoggiare da sotto, vuole andare vicino al canestro Cecina. Palla per Ranuzzi, poi per Paci che consegna di nuovo a Panzini. Arresto di Panzini, buon canestro di Panzini appena entrato, che riporta più 7 suoi. Palla per Fratto, è lui che ora attacca la difesa di Pignatti. C'è un taglio di Del Testa, ma lo vede molto bene. Sanna prende due volte il rimbalzo, sbaglia ancora e sbaglia poi anche Carotti. C'è un fallo fischiato a Sanna, uno degli arbitri aveva dato rimessa, l'altro ha fischiato fallo a Sanna, è il primo per lui, la rimessa sarà quindi di Siena. Sono stati 3 errori consecutivi da sotto, 2 di Sanna e 1 di Carotti. Di nuovo Panzini in attacco. Ancora per Vico, attacca Fratto, palla che viene toccata da Del Teste e quindi rimessa da assegnare alla formazione ospite. Se ne incaricherà Ranuzzi. Palla rimessa su Panzini, c'è sempre Carotti su di lui. Fallo di Sanna è il secondo su Ranuzzi, deve entrare immediatamente Riccardo Rossato al posto di Sanna. Si giocano ancora 14 secondi con la rimessa che sarà effettuata ancora dal fondo. Palla di nuovo per Vico, fuori per Pignatti che fa saltare la difesa, ancora Ranuzzi che si va ad avvicinare, sbaglia da sotto, recupera però il rimbalzo e c'è un buon canestro di Vico dalla media in arresto, troppo liberi però i giocatori senesi al tiro. Palla per Fratto vicino al canestro, Cecina vuole sempre avvicinarsi, lo fa Fratto che si svita e mette a segno un buon tiro, chiede anche un fallo che secondo l'arbitro non c'è, quindi si riprende con un blocco di Paci, palla poi fuori, ancora un tiro da 3, questa volta sbagliato, rimbalzo per Cecina con Rossato che apre per sempre per linee esterne, si avvicina ora Carotti, palla per e c'è un canestro da 3 con fallo, canestro di Del Testa e fallo di Vico. Per Vico si tratta del primo fallo, Del Testa va in lunetta per un tiro libero supplementare, intanto esce Carotti e va in campo Bruni, entra anche Chiacig abbastanza presto rispetto alle abitudini del coach ospite. 11-15 il punteggio con tiro libero supplementare per il capitano rossoblu. Realizza Del Testa, le porta a meno 3 la formazione cecinese che ora si mette anche in pressione
qualche maniera Vico per Piatti, che sbaglia da sotto misura, sbaglia ancora, sempre lui, ma in qualche maniera Frattoli recupera il pallone, Bruni può correre, poi si ferma, palla per Fratto fuori dalla linea da tre punti, chiama il blocco, si apre poi Bruni per Fratto ancora vicino al canestro, si avvicina ancora e realizza ancora appoggiando alla tabella il meno uno, mentre si prepara Pagni per rientrare. Vediamo che Panzini va a commettere un fallo in attacco, è il suo primo, recupera palla Bruni e c'è il time out questa volta da parte di Mecacci. Squadre che ritornano in campo con Pagni al posto di Gambolati, che si va a prendere il primo riposo della sua partita. Palla per Bruni, 2 minuti e 6 secondi alla fine del primo quarto, blocco per lui da parte di Fratto, palleggia ancora Bruni, poi si arresta, si prende il tiro da tre, Bruni realizza subito alla prima conclusione portando a quota 17 la GR Service, lavorato bene sul blocco, zona ora per Cecina, palla per Piaci che deve riaprire fuori, Panzini vicino al canestro e realizza molto bene Panzini appoggiando e prendendo un blocco di Kjacic. Ancora Bruni per Del Testa, sempre fuori della linea da tre punti, poi Rossato, fallo del numero 11 Panzini e Rossato potrà andare in, anzi 11 è Ranuzzi e Rossato potrà andare in lunetta per 2 tiri liberi. Sbaglia il primo Rossato. Vediamo il tentativo del secondo. Realizza Rossato, riporta in vantaggio e poi pressa Cecina con Vico che porta palla con Panzini, poi di nuovo Vico. Zona ora per Cecina. Palla fuori per Vico, ancora da tre punti, sbagliato, rimbalzo di Panzini, fallo di Pagni al rimbalzo, rimessa per la Menzana, 1-0-1 dalla fine del primo quarto, ci sono 14 secondi per l'azione della formazione di Mecacci. Esce fuori dai blocchi Vico, serve ancora Panzini ma Rossato gli recupera il pallone, va ad attaccare
e poi arriva Fratto che schiaccia a canestro sul pallone che stava sulla retina. Ancora Panzini per Vico, palla per fuori per Panzini, occhio al tiro da tre che viene segnalato un fallo, andrà in lunetta, quindi Bruni fallo e Panzini in lunetta per tre tiri liberi. Intanto esce del test e torna in campo Caroti. Lunetta Panzini con tre liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Tre su tre, percorso netto dalla linea per Panzini. Caroti a gestire l'attacco per i rossoblù che non possono però arrivare fino in fondo. Palla ancora per linee esterne, gira per Caroti il quale va a prendersi vantaggio. Passa poi a Bruni, ci dovrà provare lui quando mancano 4 secondi. Bruni non prende la tabella, quindi non prende il ferro, quindi ci sono 6 secondi e 6 per l'ultima azione. Ha difeso bene la Menzana in questa occasione. Palla per Vico che deve avvicinarsi a canestro, palla fuori, sbaglia il passaggio su Ranuzzi. Un decimo, ci sarà un passaggio ma non ci sarà nemmeno il tentativo di tiro per... Muore infatti con la palla in mano Caroti, finisce sul 20 pari il primo quarto. Si riprende con l'ingresso di Gambolati al posto di Fratto, resta con lo stesso quintetto la formazione ospite, la rimessa sarà per i rossoblù. Per Caroti che passa la metà campo, poi serve proprio Bruni che ci prova da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo di Chiacic che serve
Panzini, ancora per Vico, fuori per Ranuzzi, con cui lavora Rossato, poi Ranuzzi si avvicina dal mezzo angolo, Kjacic realizza il suo tiro preferito, troppo libero però. Nuovamente due punti di vantaggio per la Menzana, con palla per Gambolati, ci deve provare lui, sbaglia, rimbalzo che viene controllato dai verdi di Mecacci, può ritornare in attacco Panzini che serve Pignatti, nuovamente Panzini sul blocco, palla per Ranuzzi, si avvicina Kjacic ancora dalla media, questa volta non va il tiro e il rimbalzo è rosso-blu, mentre si prepara anche il rientro di Sanna. Bruni in palleggio, palla per Pagni vicino a canestro che è rimasto marcato da Panzini, e Pagni realizza sfruttando il mismatch che si era creato. Ancora Panzini, lavorano sui blocchi ma Bruni recupera per Carotti, poi di nuovo per Bruni che realizza in appoggio a canestro riportando in vantaggio Cecina. Ora Pignatti, viene fischiato un fallo a Pagni, è il secondo e Pignatti potrà andare in lunetta per due liberi. Cambio per Cecina, esce Rossato in campo Sanna, poi ci sarà un cambio anche per Siena che andrà con due lunghi togliendo Pignatti, mettendo Paci. 8 minuti alla fine, due liberi per il giocatore ex Mantova. Non va il primo, realizza il secondo e va a lasciare il posto, anzi entra Biagio Sergio, scusate c'era stato un errore di valutazione, in campo Biagio Sergio dal numero 4, va a prendersi cura di Pagni. Intanto ancora Carotti in palleggio, esce Bruni dai blocchi, poi va a prendersi quello di Gambolati. Palla ancora per Bruni, è rimasto in un mismatch, attacca Kjacic, poi tira, c'è il rimbalzo conquistato da Vico sul tiro di Pagni, palla per Ranuzzi da tre punti, sbaglia, Pagni taglia fuori bene Sergio e conquista il rimbalzo. Bruni ancora in attacco, c'è un fallo di Sergio, primo per lui ed è anche il primo del secondo quarto. Sanna alla rimessa quando mancano 7-19, esce Gambolati per Carotti, chiama un blocco questa volta da parte di Pagni, poi del testa che si apre per il tiro da tre che non va, il rimbalzo cade in mano a Kjacic che apre su Vito, si prepara il rientro di Parente che ha due falli a carico, palla per Ranuzzi, poi viene recuperata dai rosso-blu con Sanna che va ad avvicinarsi, fuori per del testa e il capitano colpisce da tre punti, ottimo lo scarico di Sanna per lui. Vico in palleggio mentre si pulisce il parquet, Kjacic in un terzo tempo rallentato e sbagliato, palla ancora per Carotti, Cecina che dovrebbe sfruttare il momento, non tira da tre Gambolati, si arresta, palla fuori,
ancora per Carotti, è lui che ci prova da tre, sbaglia, il rimbalzo questa volta è di Panzini che può correre. Fallo di Carotti che ferma la transizione, per lui si tratta del primo fallo, poi esce Pagni ed entra c'è prima la segnalazione del fallo, poi c'è il doppio cambio, entra Fratto, entra anche Parente, dentro anche Ondomenghe per la prima volta al posto di Ranuzzi. 6-0-3 alla fine, rimessa Menzana. Palla per Panzini, c'è Scarotti su di lui, blocco di Parente, poi va ad attaccare, si ferma in arresto e tiro, mette a segno un bellissimo canestro dopo essersi svitato in area, è rimasto su un primo blocco di Sergio Carotti e non ha quindi potuto difendere efficacemente. Ora palla ancora per lo stesso Carotti, poi Sanna che vuole andare ad attaccare ma perde palla, Cescina vuole gestione da parte di Carotti, coach Campanella, la rimessa per la formazione ospite. Ancora Parente che è francobollato da Del Testa, palla per Ondomenghe, viene fuori dai blocchi Panzini, poi lavora per ottenere un cambio, palla per Sergio che si va ad avvicinare, ancora fuori per lo stesso Sergio che va giù da tre ma sbaglia, recupera il rimbalzo, palla che con fallo di Sergio, fallo di sfondamento su Carotti, secondo fallo per lui. Rimessa di Sanna per Carotti, dopo che si sarà asciugato il parquet. Ancora Carotti, blocco per lui da parte di Gambolati, ritorna fuori, poi Gambolati si prende il tiro da tre punti, sbagliato, palla però poi fuori per Del Testa, ci riprova lui e il capitano stasera alla mano calda, arriva a tre bombe nella sua serata. Parente in palleggio, palla ancora per Ondomenghe il quale vorrebbe servire sotto ma non ci riesce, va quindi di nuovo fuori da Parente che sbaglia, fallo di Gambolati che ha spinto a rimbalzo Kiacic, si riprenderà quindi con 14 secondi per l'attacco ospite. Palla ancora per Sergio, si riprova lui, è lasciato troppo libero, mette la tripla che riporta a meno due i suoi, rintuzza l'allungo con un tiro lasciato troppo solo però, ora Sanna per Fratto, ci prova anche lui da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è di Siena con Panzini che poi serve Parente, lavora sul blocco, poi di nuovo da Sergio che va ad avvicinarsi,
palla toccata da Gambolati, rimessa per Siena. Tre minuti e 39 al termine della frazione. Palla che viene consegnata a Panzini. Serve Parente, poi Panzini, infrazione, poi palla recuperata, può tornare in attacco Cecina con Caroti che va ad attaccare Sperro, fuori per Fratto, arresto tiro per lui, sbaglia però dalla media, Panzini in palleggio ad attaccare Sperro, palla per Sergio. E ci sono ancora storie tese, fallo di Fratto e Sergio che va ancora a creare confusione come aveva fatto sabato. Va in lunetta Sergio. Fratto a sedere in panchina, al suo posto Pagni. Sergio Lunetta per due liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, è tutto suo il 5-0 che riporta in parità a quota 30 quando mancano poco più di 3 minuti alla fine del quarto. Caroti in palleggio, poi per Gambolati che restituisce di nuovo al play rossoblu, il quale chiama un altro blocco, lo spezza, fuori per Gambolati, ci prova ancora Gambolati, sbaglia, il rimbalzo di Sanna che appoggia da sottomisura rubando il tempo a Sergio mentre si appresta a rientrare Paci ed anche Fratto. Ancora palla per Parente, fuori per Ondomenghe che attacca, viene stoppato da Sanna, in contropiede si butta Parente e viene fischiato un fallo a Del Testa, è il secondo. Con doppio cambio. Uguale. Attacco di Siena, palla che non arriva, c'è un tocco su Sanna, poi resta ancora Caroti su Parente, palla fuori per lui, sbagliato, rimbalzo per i rossoblu che possano tornare in attacco con Caroti che si arresta e segna dalla media riportando a più 4. Ora si riporta in difesa mentre Vico vuole attaccare, palla che va fuori da Sergio, poi ancora a Parente che crea lo spazio, serve poi Ondomenghe, buono Vica, palla poi per Bruni, vuole correre il play rossoblu. Palla poi per Fratto che gliela restituisce, va ad attaccare, palla per Pagni che perde il pallone, Vico in contropiede, palla per Ondomenghe che fa saltare la difesa e mette a segno il meno 2 quando siamo all'ultimo minuto del secondo quarto. Ora palla per Sanna,
che c'è un fallo di Ondomeng su di lui. È solo il terzo però di squadra. Esce di nuovo Sanna, va in campo Rossato, va in campo anche Ranuzzi al posto di Ondomeng. 14 secondi per l'attacco rosso-blu. Palla per Pagni che la riconsegna a Bruni. Mancano solo 8 secondi. Palla per Fratto che va ad avvicinarsi, poi per Pagni dalla media, sbagliato, rimbalzo controllato da Avviso che va ad attaccare. La palla è per il rosso-blu che possono andare in 3 contro 2. Palla fuori per Rossato. Vuole calma la panchina rosso-blu. Non potrà arrivare fino in fondo però Cecina, ma va a Caroti, riprende la palla, palla ancora per Fratto vicino a canestro e Fratto con un semigancio mette ancora a segno 2 punti. Palla per canestro non valido. Canestro non valido. Che però gli arbitri convalidano. Ci sarà da discutere su questo, ma gli arbitri non sono andati nemmeno a chiedere consenso agli ufficiali di campo e hanno convalidato questo canestro. Si chiude sul 3-6, 3-4. Inizio del terzo quarto al Palapoggetti con le due squadre che stanno per entrare in campo. Sarà Siena a rimettere il primo pallone. Siena che rientra con il quintetto base, mentre coach Campanella mette Bruni, Rossato da guardia, Sanna numero 3, Fratto e Gambolati. Vico alla rimessa, palla per Parente sul quale lavora Bruni, poi Vico, blocco per lui da parte di Pignatti che riblocca ancora, palla che arriva vicino a canestro, c'è un buon taglio di Ranuzzi che mette a segno i primi 2 punti della terzo quarto, giocato molto bene questo gioco a 2. Va ad attaccare Gambolati con Pasci che difende su di lui, tocca la palla ma non c'è fischio da parte degli arbitri, con Parente che poi va ad attaccare, serve di nuovo Pignatti e lui ora all'uno contro uno si gira e poi sbaglia con Sanna che prende il rimbalzo, vuole andare ad attaccare, palla poi che viene persa, recuperata ancora da Siena con Parente che serve Ranuzzi. Paci resta dentro, palla poi per lo stesso Paci ma è ancora una volta
Sanna che gliela strappa, la serve a Rossato. Vediamo se riesce ad andare. C'è uno sbaglio, ma poi Sanna ancora da sottomisura. Viene segnalata una palla a due che è per Cecina. Asciugato il parquet e anche il pallone. 14 secondi per l'azione rosso-blu. Giocato un minuto e mezzo, 8:28 alla fine del quarto, palla ancora per Rossato e poi per Bruni, spezza il raddoppio e c'è un fallo di Parente, è il terzo per lui, non c'è cambio però, resta in campo Parente, rimessa laterale. Sono passati solo 4 secondi del tempo totale. Bruni, ora c'è Vico su di lui, ancora Bruni che attacca e c'è fallo da parte di Bacchi su Bruni in entrata. Bruni in lunetta per due liberi. Bruni. Realizza anche il secondo. Torna in vantaggio Cecina. Palla che torna a Parente dopo che è stata scambiata con Ranuzzi. Passa sul blocco, poi ancora lo stesso Ranuzzi, si va ad avvicinare a canestro. Viene segnalato un fallo. L'impressione era quella dell'infrazione di passi. Il fallo invece viene assegnato addirittura a Sanna, è il suo terzo. Ranuzzi ha un tiro supplementare. Realizza, va a 5 punti tutti in fila per riportare in vantaggio i suoi sul più uno. Ancora Bruni ad attaccare il ferro, poi fuori per Sanna che si va ad avvicinare, pallone che gli viene sporcato, ma non c'è assolutamente fallo. Pignatti sbaglia da sottomisura, poi Cecina può andare in contropiede. Si sono un po' fermati gli ospiti, sono rimasti indietro. C'era un fallo su Rossato, non fischiato. Vuole lo schema Vico, ancora palla per lui. Poi San recupera su Ranuzzi. Bruni in palleggio. Chiama il blocco di Gambolati, poi lo serve. Gambolati serve Rossato. Pallone sporcato anche in questo caso. Sfugge dalle mani, Parente per Ranuzzi.
potrebbero essere anche gli ultimi 6 secondi e 4 della serie. Vediamo cosa succede. Bruni in palleggio, va ad attaccare, si crea un arresto e tiro, sbaglia e c'è fallo con due tiri liberi per Rossato a tempo scaduto. Vediamo se Rossato, che ha anche dei crampi, ce la farà. Interviene anche il massaggiatore. Tempo è scaduto, quindi si tirano due tiri liberi a tempo scaduto. Va in campo Carotti al posto di Rossato, che non è in grado di... E va Lorenzo Carotti a provare a vincere la seconda partita consecutiva. Carotti a freddo, tocca a lui, non va il primo, quindi al limite ci sarà un supplementare. Vediamo il tentativo del secondo. E Carotti realizza, portando le squadre al supplementare. 5 minuti ancora di gioco. Si riprende per il primo tempo supplementare, 5 minuti di gioco, rimane con la struttura senza pivot coach Mecacci, con Chiacic a sedere, ancora Panzini in palleggio, è rimasto fuori Rossato, ancora Vico, palla aveva anche superato la linea ma non è stato fischiato. Panzini ad attaccare per Ranuzzi, preso il pallone nettamente
preso nettamente il pallone, ma per l'arbitro è fallo, ancora una volta a favore di Siena, si fischia tutto, fallo di Fratto e due liberi per Ranuzzi. Pallone pieno, ma evidentemente l'abbiamo visto solo noi, gli arbitri hanno visto la mano. E Lunetta Ranuzzi quando mancano 4:38. Realizza il primo. Realizza con l'aiuto del ferro anche il secondo, riporta i suoi a più due. Caroti in palleggio, blocco di Fratto per lui, Caroti ad attaccare, poi fuori per Gambolati che riconsegna lo stesso Caroti, blocco ancora di Gambolati, 7 secondi per l'azione, Fratto dovrà tirare, lo fa svitandosi, sbaglia però sul tiro dalla media, ancora Caroti su Panzini. C'è un fallo in attacco, vediamo a chi viene assegnato. Fallo del numero 6, Vico. 4:06 alla fine, palla Cecina. Caroti per Bruni, esce anche Pignatti, Bruni passa a Gambolati sul quale difende Pignatti, difende abbastanza con le mani, difende con le mani Pignatti ancora una volta, arbitro che non ci ha capito niente, non aveva assolutamente i piedi fuori Pignatti, ha voluto fare pari con il fallo non fischiato, Pignatti era nettamente dentro il campo, non c'era assolutamente la rimessa, c'era il fallo prima da parte di Pignatti. Siena ha ragione a protestare su questa fischiata. Vedo i due arbitri che confabulano. Vediamo cosa succede, i 24 secondi sono sacrosanti, ha messo tutte e due le mani Pignatti sul pallone e quindi c'è possesso, non capiamo questo discorso degli arbitri, tutte e due le mani di Pignatti, 14 secondi, ancora una decisione sbagliata, tutte e due le mani del giocatore di Siena con l'arbitro che va sul muso a Campanella a ribadire che comanda lui, è chiaro che comanda lui, ha il fischio in bocca, ma stanno facendo un'altra cazzata come diverse che hanno fatto in questa partita, scusate il termine, ma purtroppo siamo arrivati a questo livello, aveva due mani Pignatti sulla palla e non era assolutamente fuori, quindi doveva fischiare il fallo precedente e non questa rimessa regalata e comunque con 14 secondi. Ancora una volta stanno perdendo la testa e la coppia arbitrale. È inutile che l'arbitro continui a dire di un tocco. Aveva tutte e due le mani, entrambe le mani Pignatti e non aveva il piede fuori, assolutamente. Proteste di Siena quindi giuste in questo caso. Rimessa per Cecina, palla che arriva a Gambolati che va ad attaccare, poi si apre per un tiro che realizza Gambolati anche con un po' di fortuna,
cosa è successo ora? Annullato il canestro, non sappiamo per quale motivo. Per quale motivo è stato annullato questo canestro? Non lo sappiamo assolutamente. Dicono infrazione di 24 secondi. Ne hanno combinata un'altra. Non finiscono più di affossare i rossoblù, i due signori in grigio. Ora palla per Sergio che ci prova e mette anche la tripla in modo da dare 5 punti di vantaggio ai suoi. E ancora siamo come le più volte, fallo di Sergio non fischiato, fallo anche, poi c'è palla per Carosi, viene buttato in terra Gambolati da Sergio, non vogliono nemmeno questa. Arbitro che va a redarguire, poi c'è un colpo ancora a Bruni da parte di Sergio, arbitri che hanno perso la conduzione della gara con i senesi che continuano a fare a botte in mezzo al campo. E arbitro che va a redarguire Bruni invece che dare un tecnico a Sergio che lo ha spinto. Ora va poi a redarguire anche Campanella, a dirgli che non vuole proteste, ma sono loro che hanno combinato tutto il casino, la confusione, coppia arbitrale che ha cominciato alla fine del terzo quarto a creare questa confusione in campo. Due liberi ora per Gambolati, ma partita che se già era brutta sta diventando ancora peggio. Gambolati va in lunetta. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, si porta a meno 3 quando mancano 3 minuti alla fine. Ancora Carotti in difesa, Panzini che lo spinge, palla poi per Vico, poi per Sergio da 3 punti sbagliato, c'è un fallo su Gambolati che non viene fischiato, ancora un fallo da parte di Panzini che ora esce per raggiunto limite di falli. Continuano a protestare, non ci sono tecnici però. Due liberi per Gambolati. Realizza Gambolati. È rientrato Parente al posto di Panzini. Realizza ancora Gambolati, si riporta a meno 1 la formazione della GR Service. Carotti a francobollare Parente che lo spinge, poi consegna a Vico il quale vuole giocarsi l'uno contro uno su Bruni. Sbaglia, rimbalzo è di Cescina. Bruni porta la palla nella metà campo offensiva, attacca, passa fuori per Del Testa, fuori per Fratto, poi consegnata a Carotti, è un antisportivo, questo è un antisportivo di Parente, non fischiato anche in questo caso, ci sono solo due liberi, ma era un antisportivo anche in questo caso il fallo di Parente. E l'arbitro ancora una volta punisce la formazione cecinese assegnando il fallo semplice a Carotti. Realizza Carotti. Realizza anche il secondo, riportando a più 1.
Ora grande difesa occorre quando stiamo per entrare negli ultimi due minuti, palla a Pignatti che riconsegna a Vico, poi Parente, palla che non arriva sotto, Parente, e viene fischiato immediatamente, non si fa nemmeno arrivare al tiro, si fischia immediatamente, ancora una volta su Parente, fallo di Carotti, inventato anche in questo caso. Parente per due liberi, realizza il primo. Secondo tentativo per Parente dalla linea dei liberi, realizza, riporta in vantaggio Siena, più uno, quando è cominciato gli ultimi due minuti della partita e Bruni è in palleggio. Intanto è rientrato anche Chiacic che fa a sportellate, palla persa di Bruni, ritorna in difesa Cecina, 1:43 alla fine, ancora Parente su cui è in difesa Carotti, sfrutta il blocco, poi va da Pignatti, Vico, infrazione di passi, anche in questo caso non fischiate, arriva il tiro da tre, arbitri di merda, anche in questo caso infrazione non fischiata e tiro da tre, ancora una volta si ruba sul terreno di Cecina, poi Panzini va a tiro da tre con Chiacic che fa la voce grossa al rimbalzo con 1 minuto e 5 secondi, ancora Parente, ancora una volta i signori in grigio hanno fatto quello che dovevano fare a favore di Siena, ora c'è il fallo giusto in questo caso di Carotti su Parente, ma non sono tanto quelli giusti ma quanto le cose non fischiate, anche in questo caso un regalo per un tiro da tre, una partita che non essendo riusciti a indirizzare per lo sbaglio di Carotti nei tempi regolamentari hanno fatto modo di indirizzare nei tempi nel tempo supplementare non fischiando l'infrazione di passi sulla linea di fondo del giocatore senese. E Parente ancora al tentativo di trasformazione dei liberi, sbaglia il primo in questo caso, 52 secondi con 4 punti di vantaggio, realizza il secondo, porta a quota 5, 80-75 il punteggio, Carotti arresto per lui, sbaglia il tiro, palla per Ranuzzi, manda fuori, voleva anche questa, 14 secondi per l'attacco rossoblu sul tiro sbagliato e Mecacci che continua ancora a lamentarsi come se non gli avessero dato abbastanza, Bruni in palleggio, Chiacci che esce su di lui, poi Gambolati si avvicina al canestro, sbaglia, rimbalzo toccato da Chiacic, invece viene dato al tocco di Fratto, ruba ancora una palla l'arbitro sotto canestro, ma d'altra parte non c'è da aspettarsi altro, hanno indirizzato la partita nel senso che volevano ed ora stanno concludendo l'operato che hanno iniziato alla fine del terzo quarto. Siena che non avrebbe certamente bisogno di aiuti ma che evidentemente ha anche questi a suo favore in questa gara 4, infrazione di passi ancora una volta ma non c'è più niente da fare, c'è un fallo su Parente da parte del Testa che lo manda di nuovo in lunetta, ma Cecina in pratica ha applicato questa partita che è già sull'80-75. Siena va alle Final Four, ma sicuramente
una buona mano in questa partita ce l'hanno messa i due signori in grigio che hanno portato Siena, che ora realizza ancora con Parente in carrozza, a vincere gara 4 e ad andare quindi al Final Four. Sbaglia Parente, Bruni ci prova da tre punti, realizza Bruni. Time out per gli ospiti quando mancano 11 secondi e 6, è un po' tardi per questa gara. Ha fatto bene comunque Bruni a provarci fino in fondo. Secondi e 6 per la rimessa. Rimessa da parte di Vico. Per Parente. Immediatamente il fischio sul fallo di Gambolati, che arriva a quota 3. Parente andrà in lunetta per due liberi. Non vuole mollare coach Campanella, spera in qualche errore dalla lunetta dei senesi. Realizza invece Parente, porta i suoi a più 4, due possessi di vantaggio. Realizza anche questo, allunga a più 5, ci sarà ora time out per coach Campanella. Rossa a vincere questa gara 4.